Sulle note di Massenet, il mondo della musica ha dato il suo commosso addio a Guido Elmi, scomparso il 31 luglio scorso all'età di 68 anni. Nella chiesa di San Domenico di Bologna si è celebrato il funerale del noto produttore, amatissimo dai protagonisti del rock e non solo. Ha dato comunque un segno culturale a tutti quanti. Ci siamo conosciuti nel 1984, è dal 96 che collaboro con lui e negli ultimi 10 anni non era più una collaborazione di lavoro, era ben altro, amicizia eccetera, quindi quotidiane, proprio la quotidianità, mi mancherà la quotidianità assolutamente. Non ci sentivamo 3 volte al giorno, era mangiare un giorno sì, un giorno no da me, quindi sì. Lui dava tutto se stesso per la musica e è una perdita di tutti, venuta all'improvviso che nessuno ce l'aspettava. Eravamo proprio amici anche al di fuori, nel senso, questa la racconto, andavamo a attaccare i manifesti dei primi concerti Vasco abusivamente per le feste dell'Unità con la colla e il suo Reno 4, quindi io questo ricordo iniziale, e dopo abbiamo cominciato a frequentarsi anche quando le strade con la Steve Roser Band si sono divise, quindi siamo rimasti sempre in buoni raccordi, ricordavamo sempre i vecchi tempi quando portava il mio organo Hammond pesantissimo su per le scale del Picchio Rosso a Formesine. E così, insomma, c'è sempre stato un rapporto bellissimo, è stata una grande perdita per la musica, per Bologna e per tutti, insomma. Quindi ciao Guidoni, io ti ascolto sempre e suoneremo sempre insieme anche se virtualmente. Ciao.